The Chaser. Ragazzi, non c'è veramente altro da dire. Na Hong Jin, un regista spaziale, un regista che ha fatto 3 film nella sua carriera nel giro di 10 anni, più o meno, siamo lì, 3 capolavori, 3 capisaldi del cinema. Il protagonista di questo film è un ex detective che al momento sfrutta la prostituzione. Però versa in cattive acque a livello economico, in quanto tantissime delle sue prostitute, tra virgolette, che lui sfruttava non sono più tornate e non hanno saldato il loro debito economico, quindi lui non riesce a guadagnare sostanzialmente, al che si insospettisce, dice perché cominciano a sparire tutte queste persone tutte insieme. Allora comincia ad indagare e scopre che praticamente l'unico, diciamo l'ultimo dei clienti che hanno visitato era sempre lo stesso. Quindi lui si insospettisce e dice: ma non è che questa persona ha deciso di vendere le mie prostitute a un altro pappone, tra virgolette? E quindi comincia a indagare su questa persona e scopre appunto che è un serial killer e ha già ucciso parecchie ragazze, tra l'altro per sua stessa ammissione. L'ultima ragazza però che ha visitato questo serial killer è ancora in vita. Il dilemma di questo film è: riuscirà il nostro protagonista a salvare quest'ultima ragazza in vita dalle grinfie di questo serial killer? Dal punto di vista della regia è un qualcosa di fenomenale, perché ci sono dei continui plot twist, ci sta un incrociarsi, un insieme di eventi che si concatenano in una maniera magistrale, perché ogni evento che ci viene mostrato anche per pochi secondi poi ha una riconferma più in là nella trama. È tutto veramente incasellato e incesellato come solo un artigiano saprebbe fare, e Na Hong Jin è un vero e proprio artigiano del cinema. Gli piace continuamente lasciarti suspense e sorprenderti subito, farti vedere delle cose che poi in realtà non sono quello che ti aspetti. Lo ha fatto con tutti e 3 i suoi capolavori, di cui sicuramente parleremo su questo canale. È una strategia narrativa che lui usa sempre. Dal punto di vista dei personaggi e della recitazione, ragazzi, abbiamo degli attori di uno spessore magistrale. Abbiamo l'ex detective che è Kim Hyun-seok, che è un attore veramente fuori da qualsiasi parametro, secondo me. È veramente un attore molto, molto moderno, nonostante il film sia del 2008, ragazzi, sembra un film dell'altro ieri. È veramente bravissimo come attore, ma soprattutto Ha Jung-woo, ragazzi, è l'attore che fa il serial killer. Ha uno sguardo, ha delle movenze, una mobilità del corpo, riesce veramente a farti stare in ansia e a vivere veramente quel momento come se lui stesse di fronte a te, ma soprattutto lo sguardo, a me mi ha colpito tantissimo. Bisogna tenere presente anche comunque l'evoluzione del personaggio dell'ex detective, che è molto molto importante secondo me come focus, perché ha una sorta di evoluzione. Tutto in questo film è dinamico, non c'è nulla di statico, perché appunto si stanno effettuando delle ricerche, quindi come si evolvono le ricerche nel film si evolvono anche i personaggi, ed è importante l'evoluzione del personaggio principale di questo ex detective, perché lui viene in contatto con la figlia dell'ultima ragazza rapita da questo pazzo, e non avendo un padre praticamente lui dovrà fare da padre per questa bimba, ma lui era un pappone, quindi era una brutta persona, una persona che fa parte dell'underground della società, quindi sicuramente si vede proprio che comunque è una persona rozza, non gli fregava niente di questa bambina all'inizio, invece poi diventa dolce, diventa quasi preoccupato per questa bambina e si arrabbia da morire quando poi succederanno varie cose. Cosa che all'inizio del film, il protagonista dell'inizio del film non avrebbe mai fatto. C'è una critica anche forte a quella che è la società coreana, in quanto i poliziotti vengono ritratti come dei deficienti, incapaci di prendere piede, incapaci di prendere decisioni, c'è un continuo caos. C'è una scena che mi ricordo, che sono dentro una stazione di polizia dove hanno preso sia il protagonista che questo personaggio appunto del cattivo, di questo serial killer, e praticamente il serial killer li prende per dei buffoni, gli dice: sì, ho ucciso tutte queste ragazze, queste persone, l'ho fatto per divertimento, insomma gli spiega tutto, e loro non lo prendono sul serio, invece diciamo è come se quasi volessero mettere in prigione l'ex poliziotto piuttosto che il serial killer. Anche la fotografia devo dire che mi è piaciuta parecchio. L'unica cosa che un po' mi dispiace, che è un po' una pecca, hanno premuto un po' troppo secondo me l'acceleratore sulla color correction. Sono un po' troppo colorate, un po' esagerate, un po' da videoclip musicale direi, piuttosto che da film, da cinema.
Però, insomma, per il resto, ecco, un'altra pecca forse che potrei trovare è anche il fatto che è molto, cioè molto, diciamo, ci sono delle scene abbastanza violente, quindi non lo consiglierei sicuramente magari a una famiglia o a una bambina, insomma. Lo consiglierei a un ragazzo o a un adulto che vuole vedere del buon cinema fatto bene, che vuole vedere qualcosa di innovativo, qualcosa di veramente contemporaneo. Ci sono tanti film oggi che veramente mi fanno pensare alla preistoria, perché non hanno sceneggiatura, non hanno nulla, hanno due pagine di sceneggiatura, poi sono tutti effetti speciali. Questi effetti speciali probabilmente neanche li ha, adesso non mi ricordo bene. Comunque, questo è cinema, questo è come si fa cinema. De Chaser, Na Hong Jin, questi sono i registi di cui secondo me dovreste ricordare il nome, perché è veramente bravo, ha ottenuto anche parecchi premi. Questo film ha partecipato al Festival di Cannes quando è uscito e insomma c'è stato il plauso del pubblico, quindi è un film che è piaciuto molto. Mi dispiace che purtroppo questi asiatici restino sempre nei, diciamo, nel background, nel backstage di quello che è il cinema, perché meritano veramente moltissimo. Una nota anche di, insomma, di apprezzamento va alla colonna sonora, in quanto non è presente praticamente in tre quarti del film, però nei momenti in cui è presente si presenta con un ritmo sincopato, un ritmo molto veloce che accompagna molto l'azione, la rende dinamica come tutto il film e ti rende proprio dentro la scena. Quindi diciamo le poche inserzioni di musica che ci sono in situazioni giuste, quindi è un ok anche per quanto riguarda la musica. Nel resoconto potrei dire che è un film che non lascia spazio a speranze, è un film che ti fa vedere la disperazione che a volte ti pone di fronte alla vita. I protagonisti del bene, tra virgolette, sono rappresentati sempre come dei perdenti e non hai quasi mai la sensazione che loro possano farcela. È un film che ti fa vedere le ingiustizie della vita e te lo fa vedere come nel miglior modo in cui il cinema può farlo, ovvero con un vero e proprio capolavoro. Quindi andatevelo a recuperare. Ci vediamo alla prossima recensione.